sono tanti fronti aperti, ci sono tante iniziative che la Regione ha preso, la dote unica lavoro per esempio è una sperimentazione che viene fatta qui ed è molto utile, l'anticipo della cassa integrazione che la Regione fa rispetto alle somme stanziate dal governo è un altro intervento importante. Così come è importante il metodo, il confronto. Noi siamo apertissimi al confronto, sapendo che poi la responsabilità di decidere è nostra, ma il confronto è utile perché serve per noi per avere informazioni. Il confronto più importante ci sarà venerdì 21, quando faremo una riunione con tutti gli stakeholders della Lombardia, una giornata intera, dillo alla tua regione, dillo alla Lombardia, un confronto su ciò che la regione ha fatto in questo anno. Lo faremo qui con i sindacati, gli imprenditori, le università, per farci, voglio sentire qual è il giudizio che loro danno sull'operato della giunta in questo anno. Da quando siamo stati eletti. Facciamo tagliando, è chiaro che se gli stakeholders, se i sindacati, se il mondo delle imprese, se l'università, il volontariato, i comuni diranno ottimo, Regione Lombardia hai fatto benissimo in questo anno e tutti gli assessori, ciascuno dei quali sarà valutato, avrà un giudizio positivo, vuol dire che la squadra non si cambia. Se ci saranno problemi, se ci saranno dubbi, se ci saranno commenti negativi, interverremo, però la verifica è una cosa seria, è una cosa in cui credo davvero ed è fatta da, non da noi stessi, su noi stessi, ma da chi opera in regione. Quindi sono molto interessato a vedere i risultati di questa verifica e poi agiremo di conseguenza. Non ci interessa il Salva Lega, la Lega si salva da sola, non preoccupatevi. Mi pare invece di poter dire che i punti di forza di Renzi e del PD erano le quote rosa, la parità di genere e le preferenze, tutte e due sono stati bocciati. Berlusconi non voleva né l'uno né l'altro, è riuscito nella sua operazione, quindi Berlusconi 1, Renzi 0. Le aspettative sono molto elevate, ha parlato di tanti soldi che metterà nelle tasche dei lavoratori, degli italiani, delle imprese, Renzi, ha parlato di nuovi posti di lavoro, mi pare che i commenti del sindacato siano a dir poco prudenti. Ecco, quando uno crea grandi aspettative poi c'è il rischio di grandi delusioni. Io non tifo per il tanto peggio tanto meglio, no? Mi interessa sapere che cosa fa il governo. Se il governo opera bene, chapeau, glielo riconoscerò, però aspettiamo oggi pomeriggio, ma con qualche perplessità. Certamente i soldi in busta paga sono sempre una cosa positiva, bisogna capire, ecco, questo è il problema. Qui da noi in Lombardia dare soldi alle imprese, dare soldi ai lavoratori c'è differenza certamente, ma in qualche modo è simile, sono provvedimenti simili, perché se tu favorisci l'impresa favorisci anche i lavoratori dell'impresa aumentando i posti di lavoro. Nelle regioni dove un livello industriale come in Lombardia non c'è è molto diverso, al sud ci vuole strumenti di sostegno al reddito. È per questo che io invito Renzi e il governo a non fare misure a taglia unica, che sono sbagliate. Quello che serve per la Lombardia non necessariamente serve per la Sicilia e la Campania. Bisogna stare attenti a non commettere l'errore di fare qualche cosa che possa servire per tutti. Non è così. Sarebbe insoddisfacente per tutti, in primo luogo per noi. Quindi no misure taglia unica. Oggi sono a confronto diversi motori d'Europa in questa tavola rotonda. Secondo lei c'è qualche modello mutuabile, per esempio nelle regole di rappresentanza andrebbero cambiate in qualche modo anche da noi? Ma noi siamo molto interessati a vedere quello che fanno gli altri motori d'Europa, Catalogna, Baden-Württemberg e Rhône-Alpes. Lo scambio di buone pratiche è uno dei motivi per cui c'è l'associazione Quattro Motori d'Europa, di cui sono presidente fino al mese di ottobre, e oggi è interessante sentire e vedere quali sono le esperienze concrete. Quello è il nostro benchmark. Il benchmark della Lombardia sono i Quattro Motori d'Europa. Noi siamo la prima regione italiana, vogliamo essere la prima regione d'Europa in tutto, quindi il confronto, vedere che cosa fanno di buono loro per imitarli e fare addirittura meglio. Una replica, se può replicare quanto ha detto Dall'Andini. Ha criticato il fatto di prendere delle misure specifiche per i territori anche in campo di lavoro e anche, diciamo, leggi tipo la Biagi che secondo lui hanno creato precarietà. Sì, ha detto, noi abbiamo chiesto sulle sue taglie uniche, ha detto no, la taglia unica, ha detto mi sembra una sciocchezza totale. No, io sono convinto invece che la taglia unica sia una sciocchezza totale, perché mette insieme realtà diverse e dare risposte
La stessa unica risposta a domande diverse vuol dire non dare risposte, insoddisfacenti comunque per la Lombardia. Se aumentano le risorse se il governo Renzi aumenta le risorse per i disoccupati organizzati o per gli LSU, è una risposta che a noi non ci dà nessuna risposta. Quindi noi chiediamo interventi specifici per un'area territoriale, Lombardia e il nord, che ha delle esigenze specifiche, e ribadisco che questa è la soluzione. Poi sulla legge Biagi, so bene per esperienza, mi ricordo la posizione della FIOM e della CGIL, no? Che io assolutamente non condivido, quindi è stata utile, non ha creato precariato, ha creato flessibilità positiva, come diceva Marco Biagi. E poi ricordo che quel ministro del lavoro di quell'epoca, tale Roberto Maroni, inventò uno strumento della cassa integrazione in deroga, che è uno strumento che è stato utilissimo per aiutare tanti lavoratori di piccole e micro imprese che senza quello strumento sarebbero stati messi sul lastrico, loro e le loro famiglie. Quindi almeno questo merito potrebbe anche riconoscerlo Landini, no? No. Ma io guardo i risultati, non le teorie. Le teorie sono una cosa, i risultati sono altri. Allora chiedo, la cassa integrazione in deroga, che è oggi uno strumento fondamentale per sostenere il reddito di lavoratori di piccole imprese che non hanno gli strumenti della cassa ordinaria, è stata una cosa utile o no? L'ho inventata io e mi pare di sì. Quindi i risultati sono questi. Teorie le lascio anch'io volentieri ad altri. Solo un'ultima cifra, in proposito, può ripetere quanto manca la Lombardia ancora per la CIG? Stiamo utilizzando per il 2013 le risorse stanziate nel 2014 e quindi o il governo interviene, siccome la cassa in deroga è finanziata dal governo con la fiscalità generale, o interviene o altrimenti non saremo in grado di pagare il 2014. È una misura, è una criticità che il governo conosce bene e quindi mi auguro che intervenga rapidamente.